questa nuova posizione virtuosa della Campania che ci permette di accelerare la spesa, di sbloccare i fondi tutti europei, chiaramente alla Regione Campania, perché cosa? Giovani, e quindi vediamo laboratori, strutture, lì ci saranno tanti studenti, tanti ricercatori, che si apre finalmente con un vecchio progetto che si realizza attorno a un grande nostro quartiere che ha bisogno, che è in tutta l'area, diciamo, est di Napoli, uno dei grandi attrattori, gran parte già realizzato come avete visto. Noi completeremo questo intervento, quindi è un meccanismo particolare perché in momento di crisi investe proprio sulle giovani generazioni, sui giovani, su un quartiere che chiaramente ha bisogno di sviluppo, l'area est di Napoli. Quindi siamo, vogliamo mantenere il primato della regione che investe di più su innovazione, su ricerca, su formazione e sui giovani. Questa è una dimostrazione di come si possono fare bene le cose insieme. Avete visto, qui ci sta il mondo della ricerca al massimo livello col CNR, c'è il vicepresidente che è stato il rettore della Federico II, il capo della CRUI, le università oggi con Marrelli, tutte le strutture, la struttura dei lavori pubblici, la nostra con il professor Cosenza. Come vedete, quando c'è una squadra di altissimo livello, poi le realizzazioni sono tutte realizzazioni positive. Siamo orgogliosi di questa iniziativa, più delle altre non lo so, però ecco, guardiamo al futuro e vediamo anche i nostri obiettivi futuri, che sono un progetto che oltre questo sarà rivolto soprattutto ai giovani per la parte dottorati di ricerca, per le scuole di specializzazione, e faremo un'accelerazione della spesa proprio sui giovani, sulla richiesta che viene dal mondo universitario. E poi chiaramente in prospettiva quello che la Regione ha lanciato qualche mese fa, non solo il completamento del primo intervento sulla parte Università Scampia Medicina, ma soprattutto il grande progetto di realizzare lì, quindi dopo Ponticelli, San Giovanni e Barra, che è l'area est di Napoli, di fare un altro grande intervento infrastrutturale, oltre a quello che avete visto, poi alla fine di completamento sull'area nord a partire da Scampia, che è il grande progetto del Policlinico. Oggi, per poter veramente trasferire la conoscenza, bisogna trasferirla nel momento stesso in cui si concepisce una nuova ricerca, quindi è bisogno di stare assieme, di lavorare insieme, e questo secondo me sarà il modello, il nuovo modello di campus che già negli Stati Uniti è funzionante da qualche anno, che finalmente in Italia riusciremo ad avere, ed è veramente molto innovativa. Inoltre poi il CNR ha finalmente raggiunto il suo obiettivo di distribuirsi in poli sulla città, un polo agrario, Porti Cercolano, un polo delle scienze umane e sociali qui a Piazza Bovio, un polo tecnologico a Fuorigrotta, vicino all'Istituto dei Motori, un polo dei materiali a San Giovanni. È un modo di guardare a questo CNR distribuito vicino alle università, in modo tale da un lato di raggiungere la massa critica insieme con l'università, ma anche quello di riuscire a competere a livello europeo. Noi avremo una grande struttura di formazione e ricerca con laboratori pubblici costituiti dall'Università degli Enti Pubblici di Ricerca, ma anche con laboratori di aziende private che coesisteranno in maniera tale da creare opportunità per i nostri giovani, non solo nel mondo accademico ma anche nella ricerca privata con grandi aziende, soprattutto con grandi multinazionali. È la prima volta che si fa in Italia un modello di questo genere. È un modello importante perché ci sono università, ci sono gli enti di ricerca, ci sono le imprese che verranno là, ed ha fondamentalmente un secondo effetto, che secondo me è il più importante di tutti, a parte i risultati della ricerca, che è quello di riqualificare completamente quest'area. Quell'area sarà, pensate alla presenza di fra 400 e 500 ricercatori, 2000 studenti là dentro, che come cambierà quell'area geografica, anche dal punto di vista socio-economico.